Oggi siamo qui a testimoniare la valenza del coraggio che il cavaliere Condorelli ha avuto nel denunciare, evitando proprio la consumazione dei reati così odiosi come estorsione ed usura. La presenza dello Stato fra i macchinari e gli operai nel cuore della produzione qui nello stabilimento dolciario a Belpasso di Giuseppe Condorelli, dove Cosa Nostra voleva mettere le mani. Ma l'imprenditore non si è piegato ai tentativi di estorsione e anche grazie alla sua denuncia è scattata l'operazione che ha portato a 40 arresti. Gli imprenditori non sono soli e per questo invito a rivolgersi con fiducia ai carabinieri. L'arma c'è per essere vicino alla popolazione. Le forze dell'ordine, rappresentanti del governo e delle associazioni anti-racket ed anti-usura, stamani hanno voluto testimoniare la loro vicinanza nel corso della cerimonia di consegna di una targa di riconoscimento di socio onorario di SOS Impresa Rete per la Legalità. Per me oggi rappresenta il giorno della rinascita della legalità. Sono onorato di ricevere questa targa. Quando ci si trova dinanzi a tentativi intimidatori o tentativi estorsivi, bisogna avere la forza e il coraggio di denunciare. L'esempio di Condorelli è stato seguito da altri imprenditori. Abbiamo quasi 30 denunce di estorsione che sono tutte nella provincia di Catania, Messina, Agrigento, Enna e Palermo. Sicilia, Campania e Puglia sono le regioni dove maggiormente si registra il numero di denunce. Questo esempio dimostra che si può benissimo coniugare la legalità con l'efficienza di un'azienda.